Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi video haul Vinted. Video try-on haul è una novità praticamente. Mi avete già visto indossare un paio di vestiti, ma qua c'è tantissima roba. Iniziamo subito. Iniziamo con questo portafogli. Esternamente fatto di tessuto e sopra è ricoperto da una trama di roselline, molto carino. Qua è fatto di metallo rigido, la chiusura è molto particolare, si apre così semplicemente e come potete vedere all'interno è molto capiente, c'è il portamonete, porta banconote, porta tessere, tutto quello che serve in un portafoglio. Semplicemente si chiude così, sempre col suo gancetto, ed è comodissimo. Anche dietro è uguale al davanti, l'ho pagato 3 euro, ma non ho idea della sua marca perché anche su Vinted non c'era scritto niente. Non ho provato a chiedere alla venditrice perché mi sono dimenticata. Al suo interno non c'è nessuna targhetta, quindi non so come indirizzarvi. Comunque, molto carino è questo qua, semplice. Mi sono spostata per farvi vedere gli articoli un po' più lunghetti. Abbiamo questo vestitino rosso di Zara con queste manichine svolazzanti che hanno un nome ben preciso che si chiama Flatter. Spero di averlo pronunciato bene. Nel caso, correggetemi. Poi ha questo scollo che ha un semicuore a V, diciamo, molto delicato, non è troppo profondo. Io ho preso una taglia M, di solito di Zara ho la S, ma questo qua, essendo molto attillato, anche la M è proprio giusta giusta. Il tessuto esterno è molto morbido, cade giù a balze. Al suo interno ha la sua foderina, diciamo, di raso. Finisce con questa balzina finale molto spagnoleggiante. Mi piace tantissimo. È abbastanza cortino e attillato, però va bene, dai, per magari andare a fare aperitivo fuori, perfetto. Adesso abbiamo questo vestitino, marca Paquito. Ho cercato un po' su internet perché non sono molto esperta e ho trovato che è una buona marca. È fatto di lino, è molto leggero, è un po' rigidino per i miei gusti, però è comodo per, diciamo, le uscite normali per andare a fare la spesa, così è lungo, cade giù abbastanza dritto, è leggermente più stretto sui fianchi, però nulla di che. La particolarità è che qua dietro ha un mini spacco che si apre con la cerniera, così, quindi se si vuole aprire si apre, se no si lascia chiuso semplicemente. Per indossarlo c'è una cerniera di quelle invisibili sul lato. Questo qua l'ho pagato 1 euro e costa così poco perché ha qualche difettuccio, ma nulla di non correggibile. Semplicemente la cerniera si inceppava un po', ma l'ho già sistemato e tutto. Ho dimenticato di dire che il vestito è una taglia S. Proprio giusto giusto. Poi abbiamo questa gonna rossa di OVS. Ho preso una M, è tutta plissettata, molto carina ed è molto lunga, diciamo che arriva sotto il ginocchio. L'ho pensata per l'estate da abbinare a un top chiaro, non ha cerniere e semplicemente si infila così perché ha l'elastico in vita. Questa gonna qui l'ho pagata 2 euro. Poi abbiamo, questo qua non è per questo periodo, però nel mucchio l'ho preso. Costava 1 euro ed è un cardigan molto lungo, ricoperto di pagliette ed è una taglia L. Questo qua va bene per le mezze stagioni perché sì, è fatto, diciamo, di lanina. Però è tutto traforato, non so se si percepisce. Comunque molto carino, per uscire va benissimo. Aveva anche lui qualche filo tirato, però con le
l'utilizzo di un uncinetto siamo riusciti a sistemare. Poi abbiamo questa gonna con tutto questo animalier sopra, sia davanti che dietro. Davanti a questa cerniera per indossarla ed è lunga circa un terzo della gonna totale. La cerniera è color oro e è un po' rigidina come materiale, però è carinissima. Questa è una taglia M, il marchio è Topshop e l'ho pagata 6 euro. Adesso abbiamo questa gonna in similpelle rossa, davanti a questa cerniera che si apre totalmente e queste cerniere davanti e sul fianco. Questa tasca qui è vera. Questa qua è una M ed è di Bershka. Dentro è molto morbida, è un simil camoscio. Questa l'ho già usata per uscire, è molto comoda. Penso che questa qua sia più per le mezze stagioni, ma anche per l'inverno in realtà. Per l'estate assolutamente no. Adesso abbiamo questa gonnellina nera. È semplicissima. È sempre una M. L'unica particolarità che ha è questo spacco qua sulla coscia. Si apre con questa cernierina, ma volendo si può anche non aprire perché è abbastanza elastica. È in cotone, il marchio non lo so, perché qua c'è un'etichetta ma non c'è scritto niente. Dall'etichetta sembra H&M o CVG, però non so, non c'è scritto niente. Questo è un po' un passepartout perché va bene con moltissime cose. Ora abbiamo questa gonna molto semplice ma carina, è fatta in jeans, modello 5 tasche. Come particolare ha questa finta cintura sul davanti, non ha il bottone e si aggancia con un gancetto che è un po' complicato da chiudere, però è molto carino. Dietro alle tasche è una mini, quindi è abbastanza cortina, però è comoda, è elasticizzata. Questa è una M e l'ho pagata 4 euro. Adesso passiamo alle gonne un po' più invernali. Ho preso questa qua che è un color vinaccia, dalla fotocamera non si capisce bene. È una taglia M ed è di Terranova, è nuovissima, non ha nessun difetto. Davanti a questi bottoni a pressione, che funzionano tutti ovviamente. Dentro è morbida, non so che tessuto sia, comunque è morbido. E questa qua mi va un pelino larga, quindi non so, tenterò di stringerla o vedrò cosa fare. È cortina, non è lunga, cade giù dritta. È abbastanza rigida, essendo in finta pelle, però è carina, per l'inverno ci sta. Passiamo ai pantaloncini. Ho preso questi qua che erano nuovi con cartellino, li ho pagati 2,50 euro. Sono di Bershka, ho preso una M, sono a vita alta, il modello è tipo mom, girlfriend. Sapete che sono un po' stretti in vita e più larghi sotto. Dietro sono un po' più lunghi e sul davanti hanno tutti questi strappi. È un modello 5 tasche, sono molto comodi. Il colore è questo grigino un po' slavato così, però si abbinano con un po' tutto, diciamo. E poi ho preso questi altri pantaloncini che sono marca Zwicky. Sono una S, anche se la ragazza che me li ha venduti aveva scritto L, però fa niente, mi stanno. Sono morbidissimi, un po' elasticizzati, leggermente. Sono modello 4 tasche questi, invece. Dietro sono semplici, hanno questo simbolino qua, molto carino. Sono dritti, non sono svasati come gli altri. Questi non hanno strappi, hanno solo il finale sfrangiato. Questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Ci vediamo in un prossimo video, ciao!